Cara, non t'arrabbiare, non t'ho tradita per amore. Cara, quello che importa è che ti resta fedele il cuore. Certo può capitare, ma dopo lo sai che torno a te sempre. Cara, non t'arrabbiare, si può tradire però con il cuore rimanere più fedeli ancora. Certo può capitare, ma dopo lo sai che torno a te sempre. Cara, non t'arrabbiare, si può tradire però con il cuore rimanere più fedeli ancora. La società, signori del tribunale, i gangli vitali di ciò che dovrebbe costituire il patrimonio più alto, più nobile, più geloso della nostra morale. Ora la funzione della giustizia è appunto quella di prevenire, oltre che punire, i trasgressori. Non a caso il codice include il reato di adulterio tra i delitti contro la famiglia. La moglie, secondo il pensiero del legislatore, è considerata adultera, quindi punibile in qualsiasi modo ella tradisca la fede coniugale. Mentre l'adulterio del marito, il cosiddetto adulterio del marito, è penalmente perseguibile solo se si manifesti sotto l'aspetto del concubinato. Le richieste del pubblico ministero sono pertanto di un anno di reclusione per l'adultera e parimenti un anno di reclusione per il suo correo. Silenzio! Silenzio! La parola alla difesa. Signori del tribunale, io confesso il mio imbarazzo nel dover rispondere alle invettive apocalittiche, al terrificante grido di allarme lanciato oggi in quest'aula dai miei contraddittori. Prima dal rappresentante degli interessi di un marito infelice. Io rappresento la dignità familiare. Perché non pensa le corna che allumina? Avvocato, avvocato, per favore, non riprendiamo i battibecchi. Questo processo deve pur finire. Avvocato, riprenda la sua ringa. A questa causa i nostri avversari hanno voluto dare un carattere biblico, evocando in quest'aula niente di meno che i fantasmi dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. Mentre in realtà non si tratta che di un banale contrattempo, di un litigio, un malinteso tra coniugi che non avrebbe mai dovuto avere il suo epilogo in un'aula di giustizia. Ah, bene! Lei una moglie adultera la considera un banale contrattempo? Brava! Egregio pubblico ministero, le do atto che contro questa adultera non è stato lei a scagliare la prima pietra, ma mi pare che ormai la sassaiola dovrebbe cessare. Beh, lasciamo in pace il Vangelo, atteniamoci a questo, ecco. Lasciamo stare il Vangelo, ma non atteniamoci al Corano. Uè, uè, come sarebbe a dire? Come? Non si allarmi, illustre procuratore. Volevo dire che il Vangelo difende l'adultera e il Corano protegge i califfi. E io vi dico che quello che voi chiamate parte lesa non è altro che un lascivo califfo nostalgico dell'harem, un Don Giovanni impenitente al quale, grazie alla sua condizione privilegiata di maschio, tutto sembra lecito in fatto di fedeltà coniugale. Non risulta questo dagli atti, signor pubblico ministero? Siamo di fronte a un marito esemplare? Cambiato pettinatura oggi? Le piace, dottor? Sì, molto. Dottor. Mia moglie dov'è? È di là. Lina? Uè, uè, mamma mia.
Lina! Che ti è successo? Disgraziato! Ah. Via! Via, via, momento, via! Un momento! Me l'avevano detto, ma non volevo crederci. Dopo tutti i giuramenti che mi hai fatto, dopo tutte le promesse. Ecco qua, hai ricominciato da capo. Fammi spiegare, non è come per... Lasciami! È una cosa senza importanza. Fammi spiegare. Una disgraziata che ha la mania delle lettere. Fa tutto per lettera. Una grafomane, niente altro. Ah sì, e aspetto di rivederti come la terra asciutta aspetta la pioggia. Me lo chiami niente altro. Vergognati. Letteratura di cattivo gusto. E ci vediamo domani al nostro nido, alla solita ora. Pure questa è letteratura. Bugiardo! Ma dove diavolo l'hai trovata questa lettera? Là, nel tuo vestito. E io, la stupida, l'avevo preso per spazzolarlo. Ecco, la tua mania di spazzolare sempre, anche quando è ora di pranzo. Perché sei una mogliettina impagabile, che non merito, e io voglio bene soltanto a te. Vattene, sai, non toccarmi! E dove? Questa casa è mia, nostra. Su, non guardiamoci il pranzo per una stupida lettera, eh? Se non vai via tu, vado via io! Almeno non vedrò più la tua faccia ipocrita! Ma cara, non puoi andartene, siamo sposati! Eravamo! Adesso basta, non lo siamo più! Hanno approvato la legge sul divorzio? Sei un incosciente, ecco cosa sei! Il peggiore degli incoscienti! Prima Giovanna, dopo solo un anno che eravamo sposati! Poi Francesca, quella che ti telefonava tutti i giorni! Poi Elvira! Poi! Insomma, devo farti pure l'elenco! E adesso questa, la terra asciutta che aspetta la pioggia! E io cosa ci sto a fare? Non sono una donna anch'io! Ma certo, sei mia moglie. E io ti voglio bene solo a te. No, non dirlo. Non voglio più sentirlo dire da te, capito? Non si può sapere dove vuoi andare. Che c'entra la valigia? È roba mia, posso pure portarmela. Sì, sì, ma dove? Che intenzioni hai? Poi lo saprai. Lina, cerchiamo di non essere ridicoli. Io non voglio più essere ridicola. Ne ho abbastanza di sentirmi ridere in faccia dalla gente. È per questo che me ne vado, chiaro? Aspetta, cerca prima di calmarti. Io sono calmissima. Non mi pare. Stammi a sentire. Io, guarda, proprio oggi volevo festeggiare... Che cosa? L'anniversario del nostro fidanzamento. Proprio oggi, 6 anni fa, non te lo ricordi? Stavo a casa tua a chiederti in ginocchio di sposarmi. Era così bello, tutti insieme, tua madre, tua nonna, i miei. Ti ricordi quanti pianti si fece tua nonna? Non la smetteva più. E tu eri felice, lo vedevo, lo capivo. Non è vero che eri felice, dillo, eh? Sì, lo ero. E poi? E poi ci siamo sposati. Capri, Taormina. È stato un sogno. D'accordo, e poi? E poi qui, la nostra casetta, il nostro nido. Avanti, di pure, il nido per me, il nido per quelle altre. E tu, di nido in nido, che te la spassi e ti diverti. È per questo che mi sono sposata, per passare gli anni migliori a vedere te che... Porco, porco e vigliacco! Lina! Lina! Non fare pazzie! Lina! Dimmi almeno dove vai, ne ho il diritto, no? Vai! Lina! Buongiorno. Ciao, ciao, cara, fai buon viaggio, eh? Dottor, ho messo in caldo lo stufato. Eh? L'ho stufato. Ah, sì, brava. Ma è tutto bruciato. Ma non è colpa mia, dottor, dopo quello che è successo. Che è successo?
Ma come? La signora è andata via in quel modo? La signora è padrona d'andarsene come le pare. E va bene, non si arrabbi, dottor, non si arrabbi. E io invece mi arrabbio. Con me? Sì, con te. Per lo stufato? Per lo stufato e perché sei una cretina. Oi. Se il vestito lo spazzolavi tu, non sarebbe successo niente. E invece, siccome pensi tu a pettinarti e a truccarti, il vestito è caduto in mano a mia moglie. E io sono nei guai. Hai capito adesso perché sei una cretina? Ah, sì. Sicché la colpa è tutta mia. Sì, sì. Ha ragione la signora. Lei è proprio non un... ti permettere, sai. Un antipatico, ecco cos'è. Ed ha fatto bene la signora ad andarsene. Ah, sì? Sì. E allora vattene pure tu. Ed è quello che faccio. Subito, mi precipito. Tira. Oh. Ah, no. Lina. Oh, figlia mia, che hai fatto? Ho piantato mio marito. Oh, Gesù mio. E perché? E me lo chiedi, non lo immagini. Un'altra donna? Sì, dopo tutti i giuramenti e le promesse che mi ha fatto, non ne posso più, non ne posso più. Anna, chi è? I nonni? Anna! Niente, mamma, è Lina, tua nipote. Su, su, non piangere, non farti vedere così dalla nonna. Vieni, cara, su. Oh, che bella improvvisata! Come stai? Come stai? Bene, nonnetta, e tu? Sempre qui. E tuo marito, Paoletto, perché non hai portato anche lui? E Paoletto ne ha fatta un'altra delle sue. Che ha fatto? Che ha fatto? Dopo ti racconto, mamma. Brava. Mamma, io vado un momento in camera mia, mi butto sul letto. Sì, va. Intanto posso telefonare a tuo marito, lo faccio venire e gli parlo io. No, non l'hai capito che questa volta faccio sul serio. Non voglio vederlo più. Ma rifletti, che intendi fare? Non lo so, non so niente, so che adesso ho solo voglia di dormire. Che hai detto? Grazie. Buongiorno. Signora? Sì? Mi scusi, Permette. Ma perché? Cosa c'è? Niente. Buongiorno. Niente, niente. Grazie, buongiorno. Ma che è successo? Credevo di averle dato stricnina invece della streptomicina. Ma cos'hai, Non stai bene? Molto no, ho una cosa qui e una cosa qua, ma tiro avanti lo stesso. No, no, è meglio che te ne vada a casa. A casa? Sì, e dici a tua moglie di chiamare il nostro medico, su. Grazie, grazie, ma a mia moglie non posso dire niente. Perché? Se n'è andata da 3 giorni. E con chi? Sola. Ah. Posso camminare a testa alta io. Dai, deciditi, è meglio che tu te ne vada, senti a me, vai. Dottore? Sì, sì, me ne vado. Ma tu come te la sbrighi, non vedi quanta gente... Lo so, ma che vuoi farci? Meglio farli aspettare che ammazzarli, no? Sì, sì. Ecco, vengo, vengo. Strano, oggi il trapano non ti ha fatto assolutamente impressione? Sono talmente triste oggi che non sentirei niente, nemmeno se mi spaccassero la testa. Prego. Come, tu sei triste? Dimmi la verità, Piero. Sì? Come donna, non valgo proprio niente. Ma tu scherzi, vali moltissimo. Ma no, no, la verità. Sono tanto brutta. Ma che brutta? Sei carina, sei simpatica. Soltanto. Oh, sei anche una bella donna. Apri. Anzi, molto ma molto bella. Piero, dimmelo. Dimmelo ancora. Ho tanto bisogno di sentirmelo dire. Io te lo posso dire 100 volte, 1000 volte. Sei bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Basta, Piero. Grazie. E allora, perché mio marito? Ho capito. Hai litigato con Paolo. L'ho piantato. Eh? Non gli piaccio più. Tutte le altre donne gli piacciono. E io no. Ma non metterti in testa cose assurde. Sei così carina. A scuola eravamo innamorati tutti quanti di te. E tu sei andata a sceglierti proprio quel cretino. Non è un cretino. E si è laureato prima di te. Ma che c'entra? È un cretino perché... perché non gli piaci più. Lo sai che invece ti sogno tutte le notti? Ti chiamo. L'ultima volta Maria si è svegliata. Mi ha fatto delle storie. Sai, era gelosa. Tua moglie è gelosa di me? Sì. C'è una donna che è gelosa di me? Certo, molte lo sarebbero. Lo dici per consolarmi? No, lo dico per... perché...
Al telefono, dottore. Sì, vengo subito. Ecco, per oggi è finito. Quando devo tornare? Beh, come uomo vorrei dirti tutti i giorni. Come dentista facciamo giovedì. Grazie, Piero. Finalmente, come stai? Va bene, ho capito, ma anch'io, credimi, non sto meglio di te. Senti, sono disposto anche a chiederti perdono. Buongiorno. Non fare così. Basta, torna a casa. No, torna tu dalle tue donnacce. Non ci torno, perché non valgono quanto te. Tu sei diversa dalle altre. No, sono anch'io una donna. È questo che non ti vuoi mettere in testa. Una donna, capito? E se non l'hai capito, lo capirai. Insomma, Lina, tu sei sempre mia moglie, no? Paolo! Paolo! Oh. Lina, sto per perdere la pazienza. O torni subito a casa o ti denuncio per abbandono del tetto coniugale. Vado dai carabinieri e ti denuncio. E allora ci sarà da ridere? E facciamoci questa risata, denunciami! Lina! Senti, apri! Lina, apri o sfondo la porta! Non fare scenate, Paolo! Pensa a mia madre, vuoi farle venire un colpo? Sta calmo, vieni, poi le parlo io. Su, va. Paolo! Ti sei proprio dimenticato di noi. Vieni, vieni. Rimani qui. Intanto io parlo con Lina e sta calmo. Paoletto, fatti vedere. Racconta. Siediti. Grazie, nonna. Cosa hai fatto di bello? La solita vita. Beh, anche Lina me l'ha detto. Non vi annoiate a fare sempre la solita vita. Perché? Già. Quando si vuol bene non ci si annoia mai. Perché tu vuoi ancora bene a Lina, vero? Certo. E allora prenditela e portatela via. Un bel viaggetto. Mio marito buon'anima faceva sempre così con me, quando si litigava. Succedeva spesso, perché era un tipo lui. E allora si prendeva il treno, via, un bel viaggetto. Allora, torna a casa. Ma certo. Oh. No, aspetta. Lascia che si calmi prima. Dai retta. Adesso vai a casa, poi più tardi le telefoni. E lei non risponde, la conosco. Ti risponde, mi impegno io. Dille delle cose gentili. Falle capire che sei veramente pentito. Perché sei pentito, vero? Ma sì, pentito, pentito. Oh. E domani te la riporto io stessa a casa, va bene? Grazie, mamma, grazie. Adesso vai. Se ti trovo ancora qui è peggio, va. Paolo ti saluta. Ah, ciao. Torna presto, eh? E ricordati il viaggetto, capito? Ah, sì, sì. Che viaggetto? Niente, si parlava. Mia madre ha sempre avuto la mania dei viaggetti. L'ha abituata male suo marito, mio padre. La faceva viaggiare sempre. Sei tu, eh già,
Me l'ero immaginato, con la complicità di mia madre. Va bene, ciao. Avanti, parla. Adesso capisco cosa voglia dire stare insieme e volersi bene. Pensa, sono ancora a digiuno. Sarei potuto andare anche al ristorante con gli amici, con tutte le donnacce che mi attribuisci. Hai ragione. Ma proprio oggi, l'anniversario di un giorno così bello, solo come un cane. Non cercare di commuovermi con gli anniversari. Te la do subito la prova che sei un bugiardo. Hai detto che hai comprato delle bottiglie di spumante per festeggiare l'anniversario. Avanti, dove sono? In casa non le ho viste. Come? Nel frigo. Non è vero, non c'erano. Ah, le avevi nascoste per farmi una sorpresa. Già, siccome non posso vederle. Come? Posso sentirle? Adesso ne stappo una e te la faccio sentire. Al telefono. Devi convincerti che io non dico sempre bugie. Aspetta, vado a prendere la bottiglia, aspetta. Lascia stare le bottiglie, Paolo. È andato a prendere lo spumante. Che? Ecco. Cara? Sì, dimmi. Cara, adesso ti faccio sentire il botto, Questo è il rumore della carta argentata. Come? Un po' di carta? Certo che è un pezzo di carta, ma quando sentirai il botto mi crederai, Aspetta un secondo. Accidenti, doveva venire qualcuno? Stanno suonando alla porta. Chi sarà? Va a vedere, lo spumante. Ma lascia perdere lo spumante. Va a vedere chi è. Sì, adesso vado. Ma mi raccomando, aspetta, ti devo far sentire il botto. Aspetta, Tu, signora, signorina, non è niente. È spumante, è allegria. Oh, finalmente! Ma che succede? Sei andata ad aprire? Chi era? Niente. Era una vecchia, sporca. Voleva l'elemosina. Gliel'ho data, sì. Dove eravamo rimasti? Il botto, no? Ah, il botto, Senti. Paolo, ma che succede? Rispondi! Chi ha gridato? Niente, sono stato io. E quando si stura una bottiglia si usa, no? E adesso mi credi, cara? Come? Torni a casa domani? Ah, va bene, a domani, A domani. Ciao, amore, ciao. Ma lei chi è? Che cosa vuole da me? Lo sa chi c'era al telefono? Mia moglie. E se sentiva che qui c'era un'altra donna? Buonanotte, si ricominciava da capo. E che me ne importa? È stato lei a portarmi qui. Mi è cascata addosso, che dovevo fare? Buttarla per terra e andarmene? Che donna sensibile, però. Per un tappo di bottiglia. Che ne sapevo quello che era. Ho sentito un colpo, un botto qui. Pensavo che avesse sparato. Tanto, ce ne sono pochi di matti in giro. Guardi come m'ha ridotto. Niente di grave, basta un po' d'acqua. Piuttosto mi dica, chi è? Che cosa desidera? Io niente, è lei che mi ha telefonato di venire. Io? Sì, dov'è il malato? Malato? Il quale malato? Ma non è lei, signore, che ha telefonato per una infermiera di notte? Lei scherza, io non ho telefonato a nessuno e qui non ci sono malati. Ma non è questo l'interno 9? No, 6, signorina, 6. Ho sbagliato, mi dispiace. Mi scusi tanto. Ma dico io, ci mancava anche lo spumante. Adesso come faccio? Mi dia qualche cosa, un asciugamani, un tovagliolo. Non penserà mica. Non penso, non si preoccupi. Oh, si è anche fatto tardi, tutto per colpa sua. Mi fa telefonare almeno, mi stanno aspettando. Prego.
Pronto? Sono l'infermiera. Mi deve scusare. Sì, ho fatto tardi, ma... non si scaldi tanto, sa. Se ne ha chiamato un'altra, ha fatto bene. Meglio per lei, meglio per me. Buonanotte. Qualcosa che non va? Tutto bene. Adesso non ho più tanta fretta. Neanch'io. E stasera sono solo. E sua moglie? Mia moglie è fuori. Torna domani. Ah. Che significa... Ah. Oh, niente. Allora, buonasera, eh? Mi manda via. Sì, lei ha da fare, no? Adesso non più. E il malato? È morto? No, perché ritardavo, hanno chiamato un'altra infermiera. Oh, mi dispiace. Per colpa mia... Non si preoccupi, di malati ce ne sono tanti. Ci! Salute! Oh, ma qui finisce che mi ammalo io con questa roba bagnata addosso. Permette? L'impalato a guardare. E me lo domanda. Ma io devo fare asciugare il vestito per non prendermi una polmonite. E poi, che c'è da vedere? Con la moda d'oggi, anche in sottoveste è come fossimo vestite. È vero, ma la fantasia... Senta, mi spiega perché una bella ragazza come lei si è messa a fare l'infermiera? Perché anche una ragazza come me ha l'abitudine di mangiare 3 volte al giorno. Capisco, ho una fama arretrata io. E senta, lei sa cucinare, vero? Così me la cavo. Venga qua, su, venga. Oh! Su, venga! Venga! Cosa dovevo fare di più? Ho sopportato, ma a tutto c'è un limite, no? No, non bisogna mai lasciarli soli. Specie quando ne hanno fatta una grossa. Ne possono fare un'altra e più grossa ancora. Che cosa vuoi dire? Che una donna non abbandona mai la propria casa. Deve comportarsi come il comandante di una nave. Soprattutto quando affonda, devi essere l'ultima a lasciarla. Più presto, per favore. Più presto! Tu? E quando sei arrivata? Adesso. Ma non mi avevi detto che venivi domani? Beh, ci ho ripensato. Ti dispiace? Ma che dici? Amore mio, che bella sorpresa che mi hai fatto. Ah, mi fai male. È il piacere che provo a rivederti. Cosa stavi facendo? Mangiavo. Oh, poverino. Hai cucinato tu. Bisogna prima che ti spieghi. È capitato, è successo che... Perché non usciamo? Ma... Dici sempre che non usciamo mai insieme, eh? Uscire? Se sono appena tornata. Ah, già, è tornata la mia mogliettina. È tornata la mia mogliettina. È tornata la mia mogliettina. Ma Paolo, non gridare. Senti, Lina. Siediti. Ma dove? Qua, vieni. Senti, Lina, se sei tornata, vuol dire che mi hai perdonato, vero? Sì, perdonato. Ora sei di nuovo mia moglie e mi stimi, mi credi, mi devi credere. Non so. Ma sì, e io sai che faccio? Voglio metterti subito alla prova. Voglio vedere se hai ancora fiducia in me. Ascolta, Ma ti senti male? Ma no, è che mi è successa una cosa da morire da ridere. Ed è bello sapere che d'ora in poi, qualsiasi cosa ti dica, tu sei disposta a credermi. Allora vediamo, eh? Ascolta, di là c'è una donna in sottoveste. In sottoveste? Sì. E di che colore? Non ricordo, ma che c'entra, eh? E c'era anche mentre mi telefonavi? Sì, no, volevo dire, insomma, bussano alla porta. Apro
Tac. Era lei? In sottoveste. No, in sottoveste ci si è messa dopo. Quando gli ho buttato lo champagne addosso. Ho capito, ho capito. Ti ha abbracciato e baciato sulla bocca. No, no, no. Era venuta per un'iniezione. Un'iniezione a te? Ma tu sei un farmacista. Ma no, le iniezioni le fa lei, eh? Va bene, ti credo, ti credo. E allora mi perdoni? Certo, certo, ma ora parliamo d'altro, eh? Chissà come sarà in disordine la casa. Ah, mi sento proprio meglio. Signorina, venga, venga. Buonasera, signora. E chi è? È lei, no? L'infermiera. Lasciami subito, porco! Ma Lina, ma allora la fiducia? Lasciami! Lina, mi devi credere. Te l'ho detto, è un equivoco, uno sbaglio di porta. Lasciami andare, me ne vado! Ma se sei appena tornata, signorina, parli anche lei. Glielo dica com'è capitata qui. Ma sì, signora, proprio un caso, ho sbagliato porta e... Lei è una sgualdrina. Ma Lina, ma che fai? Lina, ma è innocente! Lasciami andare! Lina! 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 Lasciami andare! Lina! Lasciami! Ascolta! Lasciami! Lina! Ascolta! No! 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 Mi fai schifo, mascalzone! Scusate, ma fra marito e moglie succede, no? Non si preoccupi. Niente. Mia moglie si è arrabbiata perché mi ha trovato con questo vecchio amico. Stavamo bevendo e giocando a carte. Oh, Mirella, vai via! È uno scoccio! Ma che cos'è? Ma questa è un'indecenza. Ma chi è? Un uomo o una donna? Che tempi, che roba! Amilcare, Amilcare, andiamo via! Sì, andiamo via. Andiamo via, via, via! Bisogna parlarne con il padrone di casa, Amilcare, ricordati, eh? Sì, ma io non ho visto andiamo, bene. Andiamo, Amilcare, andiamo. Buonasera, signora. Figlia mia, ne ha già fatti abbastanza di guai. Io? Lei? Non lo so, non lo so, il destino avverso, maledetto. Vada, vada. Venga, non c'è nessuno. E mi raccomando, mi telefoni per il vestito. È un principe di Galles, ci tengo tanto. E anch'io rivoglio il mio. Sì, lo avrà, lo avrà. Mamma, sì, sono io. No, no, tua figlia è andata via. È successa una cosa terribile, un equivoco spaventoso, vieni. Ho bisogno di aiuto, di consiglio. Ma tu conosci bene tua figlia. Ma le apparenze ingannano. Ma ti scongiuro, non lasciarmi solo, vieni. Fuori la Iella. E adesso, come se non bastasse tutto quello che mi ha fatto fuori, ha la sfacciataggine di portarsi perfino le donnacce in casa. Si rende conto, signor commissario? Certo, certo, mi rendo conto. E non mi dice altro. Cosa vuole che le dica? Può denunciarlo per maltrattamenti e cattiva condotta. Lo manda a chiamare, gli faccio una bella lavata di capo. Tutto qua. Tutto qua. Ma se uno dei due coniugi viene meno ai suoi doveri? Dipende da quale coniuge. Suo marito le fa mancare gli alimenti? No. Vive in concubinato con un'altra donna? No, non credo. E allora per lui solo lavate di capo. Perché? Se si trattasse invece dell'altro coniuge, la femmina? In tal caso il discorso cambierebbe. Il marito potrebbe far arrestare la moglie e il suo amante e sbatterli in carcere. Chiaro? Non ci credo. È la legge. E chi l'ha fatta questa legge? Sul momento non ricordo, ma glielo posso dire. Glielo dico io, un uomo. Un uomo che ha pensato soltanto a se stesso. Può darsi. E va bene, poiché c'è questa legge, io ne farò un'altra per conto mio. Pianto a mio marito il più bel paio di corna che siano mai state piantate sulla testa di un uomo. Gli bruceranno per tutta la vita. Ma per carità, rifletta, può provocare una tragedia.
mi porterò la rivoltella. Se spara, sparo anch'io. Ma signora, ma per amor del cielo, ma cosa e dice? Se invece preferisce mandarmi in carcere, sarà il più bel giorno della mia vita. Pensi alla stampa, alla televisione, al processo. Stia sicuro che saprò difendere bene le mie ragioni. E allora vedremo. Si calmi, si calmi. Sono calma. Ha mai visto una donna più calma di me? Arrivederci, signor commissario. Un momento. Signora, signora! Lucetti, Lucetti! Comando, signor commissario. Mandami subito a chiamare il dottore. Ci sento male, signor commissario. No, io sto benissimo. No, il dottor Rossi, un farmacista che mette le corna alla moglie. Vai subito. Fallo venire subito, immediatamente. Signor. Oh. Oh, ancora. Aspetta. Tieni. Grazie. Lina! Lina! Cara, vieni a vedere. Sono arrivate altre rose. Ecco. Ci mancano solo i crisantemi e poi ce li ha mandati tutti. Non si può continuare così. Cara, devi decidere qualcosa. Qualunque cosa, ma prendi una decisione. Non ti preoccupare, mamma. Vedrai che presto Paolo smetterà, te lo assicuro. Dici? Ma si può sapere che stai combinando là dentro? Niente, sto sbrigando un po' di corrispondenza. Scusi. Comandante, prego, fermi qui. Fille. Grazie. Tutto finito. Peccato. Perché? Non potrò più vederti da sola. Almeno fino alla prossima carie. Dici a tutte così? No, a te soltanto. Più ti guardo, più non capisco come mai quel cretino... Come mai Paolo abbia il coraggio di trascurarti. È incredibile. Stai buono. Potrebbero vederci l'infermiera e riferirlo a tua moglie. Beh, mi dispiacerebbe moltissimo per lei, ma non so che farci. Di fronte alla passione. Guarda, Piero, che finché si scherza va bene, ma potrei anche prenderti sul serio. Prendimi sul serio, prendimi come ti pare, ma prendimi. E non hai paura? Io sono una donna sposata. E io un uomo discreto, fidati di me. Ma Paolo, non è detto che perché va con le altre potrebbe ammazzarci. Oggi non si spara più. Potrebbe mandarci in galera, te e me. Pensa. In carcere per amore, in carcere per te, altro che galera, l'ergastolo. Dici così tanto per dire. No, guarda, te lo chiedo in ginocchio, come una grazia. Alzati, tesoro. Mi hai detto tesoro. Lo hai voluto tu, non dimenticarlo. Mai, e dimmi, quando potremo vederci? Al più presto. Magnifico, ti darò tutto quello che tuo marito non è più capace di dare. Ecco, bravo, cominceremo con una bella gita al mare. Mio marito non mi ci porta mai. Al mare, all'aperto, con tutta quella gente. Meglio, voglio offrire a tutti lo spettacolo della nostra felicità. Sì, offriamoglielo. E quando? Te lo farò sapere io, Ciao. Ma come? Te ne vai via così? Il conto, già. Ma che conto? Io voglio un bacio. Eh? Piccolo sulla guancia.
Brava, sei guarita, eh? Accompagna la signora, è sotto un altro. Dove vai, Lina? Esco. Perché non mi aspetti? Usciamo insieme. No, mi dispiace, mamma. Oggi non posso. Chi devi vedere? Oh, ti prego, mamma. Non voglio entrare nei tuoi affari, Lina. Ma sono sempre tua madre e mi preoccupo per te. Tu ti preoccupi sempre. È perché ti voglio bene. È perché sei mia figlia. È perché... Troppi perché, mamma. Fammi il favore di non uscire. Almeno di non uscire sola. So quello che faccio. Sei proprio sicura di saperlo? Tu oggi non uscirai sola. Mamma, perché questo tono? Io voglio che tu mi obbedisca. Ma che succede? Niente, mamma. Succede che io voglio uscire e mammina vuole impedirmelo. Diglielo anche tu, nonna, di lasciarmi in pace e di farmi fare quello che voglio. Beh, se vuole uscire, che male c'è? E perché non le dici anche dove ha intenzione di andare? Su, coraggio, diglielo. Dove vuole andare? Sono affari miei. Lo vedi come risponde? Ma quando è che Paoletto decide di fare questo viaggetto con te? Niente viaggetti, nonna, i tempi sono cambiati. Oggi il viaggetto non basta più, ci vuole altro. Che significa? Che se tuo marito, nonna, ogni volta che ti metteva le corna ti portava a fare un viaggetto, no, così per mettersi a posto la coscienza, oggi le cose sono cambiate, tira un'altra aria. Il viaggetto a mio marito glielo faccio fare io, ma da solo. Oh, bevata del paparino. Maria? Eh? Dov'è la camicia? Ah, ma te l'ho detto, non è ancora stirata. Accidenti. Perché devi cambiarti la camicia proprio oggi? È giovedì, dove devi andare? Dove devo andare? A fare una visita molto importante. A chi? Come a chi? A una... Ah. No, un professore, un dottoriato americano, una celebrità. Figurati se mi presento con la camicia sporca. Scusami, se me l'avessi detto prima, vado a stiratela. Ma no, cosa vuoi stirare? Tardissimo, devo andare via, devo scappare. Senti, a me questa storia dell'odontoiatra. Ma come? Ti giuro che è verità. Sempre gelosa. Ma piantala, è possibile che tu debba essere sempre così maleducato? Salutami l'odontoiatra allora, eh? Hai ragione. Il tempo passa e io ancora non ti ho detto la cosa più importante. È che non ho il coraggio. Non so da dove cominciare. Che bello! Lo senti? Lo senti il mare? Sì, sì, lo sento, è là. No, no, qua, qua. Dove? Nella conchiglia. Io sento che ti sta dicendo, Lina, io ti amo. Lina, io ti amo. E smettila, da quando siamo qui non fai altro che guardare l'orologio, scusa, hai fretta? No, no, che c'entra, è l'abitudine. Continua, continua. Ti ho detto che ti amo, che devo dire ancora? Uffa. Buongiorno. Buongiorno, caro Paolo. Come va? Buongiorno. Mi hanno riferito che ti sei fatto l'amante. Oh. È vero? Sì. E chi è? E chi è? Non lo vedi. Eh? Paolo, Paoluccio, un momento, eh? Io... Tu? Tu l'amante suo? No, no, Paolo, guarda, io volevo... Anzi, no, 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 non volevo. Non ci credi mica, vero Paolo? Cosa? Io credere che tu sia il suo amante? No, guarda, nemmeno se... E se vuoi che ti creda, un'altra volta, sceglitelo meglio. Deve piacere a me e non a te. E avresti il coraggio di dirmi che ti piace questo coso? Come coso? Ehi, un momento! Senti, Lina, mi hai fatto uno scherzo di pessimo gusto. Le lettere anonime le hai mandate tu, di la verità. Io? Non so nemmeno di che cosa parli. Ad ogni modo ci sono cascato, te lo confesso. Ho abboccato come un pesciolino. Ma smettila con questa commedia. Io sono disposto a ricominciare da capo. Vuoi? Ricominciare da capo che cosa? La vita che abbiamo fatto finora?
No, grazie tante. Preferisco rimanere così, libera e padrona delle mie azioni. Non sarai mai libera e padrona delle tue azioni finché io sarò tuo marito. Ah, sì? Lo vedremo. E lo vedremo. Vedi, Lina, io, tu, vedi, come... Baciami. Eh? Ah, sì. Che c'è? Perché piangi, Lina? Che ti succede adesso? Mi dispiace, Piero. Ma non ce la faccio proprio. Mi fa senso. Sentirmi baciare da te. Scusami, sai. Ma per carità, non te la prendere. Non devi piangere da questo. Io capisco, sai. La prima volta fa impressione. Ma poi, Senti, levati. Sì, andiamo a casa. Sì, andiamo via. Sì, andiamo via. Andiamo via. Oh. Vuoi proprio tornare a casa? Sì. Ma è tanto che mi fai sperare. Che cosa aspetti? Forse l'occasione. Oggi c'era. Già, ma poi... Ho capito. Tuo marito ha guastato tutto. Uffa. Perché non vieni a cena con me? Conosco un posticino, No, grazie. Al cinema, andiamo al cinema. Ci tieni proprio tanto. Beh, meglio che niente. E va bene. Ah. Vediamo sul giornale che programmi ci sono. No, no, non voglio. Su, non fare storie. Ci possono vedere? Ma chi? Che ne diresti di un bel film vietato ai minori, Piccante, chissà che... Dov'è un telefono? Un telefono, non so, lì c'è la trattoria, può darsi che abbia un telefono. Ma con chi devi parlare? Niente, niente, devo telefonare alla sarta, aspettami qua. Sì. Un gettone, per favore. Agisca subito, riferirò al senatore, grazie. Sì, poi passerò da lei per firmare la denuncia. Arrivederla, commissario. Ho trovato, andiamo. Anche io ho trovato. Che cosa? Dove vuoi andare? Là. Là dove? In quell'albergo. Piccolo, piccolo, tranquillo. Oddio, avresti deciso. Ho deciso. Ma... Adesso o mai più. Sì, sì, adesso, figurati. Ah, straordinarie le donne. Prima sì, e poi no, e poi no, e dopo sì. Ah, che bello. Andiamo, Lina, andiamo. Andiamo.
Prego, si accomodino. Ecco qua. Ecco la camera, la più bella dell'albergo, piena di luce. Comunque per fare il buio lì c'è la tenda. Desiderano ancora qualche cosa? Che so, un cognac che rinforza? Oppure preferiscono una bottiglia di champagne, quella lì fa girare la testa? Sa, mi gira già tanto la testa a me. Ordina champagne e tappa un sacco. Cosa? Ordina champagne e tappa un sacco. Un sacco, 1.000 lire, no? Chi si vuole con un tipo con lì a far saltare 3 tappi? Sono 3.000 lire, sono 3 sacchi, no? Un regalo che ti fa lui, la giornata è fatta. Su, aiuta un po' a parlare di famiglia, fa la brava. Ma cosa vuole? Piero? Cosa c'è? È matto. Parla di tappi, di sacchi. Parlavo di sacchi, sacchi, caffè. Sono arrivati adesso dal Brasile, freschi, freschi. Porto una tazza. No, grazie, non ci serve niente. Ah, niente. Neanche un'aranciata. Se ne vada, se abbiamo bisogno di qualche cosa la manderò a chiamare. Vuole un chinotto? Ho detto di no! No. Cucù, indovina chi c'è? Non fare il cretino, Piero! Era una scusa per poterti abbracciare, non vuoi che ti abbracci? Sì, sì, voglio, ma prima spogliati. Eh? Come? Spogliarmi? Sì, sì. E fa presto. No, ti prego, non ricominciamo a guardare l'orologio. Possibile che ogni volta che stiamo insieme conti minuti? Così siamo a Capo Canavera, deve partire un razzo. Può darsi. Ma che ti importa? Spogliati. Su. Vabbè. Ma tu ti spogli? Dopo. Beh, ma io da solo mi vergogno. va bene. Ecco, ti ha accontentato. Lina, mi vuoi dire come mai così all'improvviso, insomma, ti è venuto in mente, di farmi felice? Lo vuoi proprio sapere? Certo. Se ti dicessi che di là, in un'altra camera, c'è mio marito con un'altra donna, eh? E io di qua gli rendo la pariglia, occhio per occhio, dente per dente. Lina, tu scherzi, vero? Sì, 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 scherzo, scherzo. Mai visto niente di simile. Ti piaccio? E me lo chiedi. Su, non perdiamo più tempo. Un momento, caro, parliamo un po'. Parlare? Adesso? E di che? Di noi due. E che c'è da dire ancora? Molto. Per esempio, non penserei che sia una di quelle. Non lo penso. Sì, lo vedo dalla fretta che hai di portarmi là. Fretta è naturale. Mi piaci, è molto. E allora, buono, qui con me. Chiacchieriamo un po'. Dunque, a me, tra vitto, alloggio e piccole spese, occorrono almeno 100.000 lire al mese. Tu che ne pensi? Che spendi troppo, ma parliamone dopo, eh? Tesoro. Tesoro, prima. No, dopo. Prima. Oh! Stia comoda, tenga pure il cappello. La signorina è minorenne? No. È sposata? No. Urca, che dritto, meno male. C'è la polizia. Che? C'è la polizia! Ma dove m'hai portato? E che ne so, è sempre così tranquillo, no? Sempre così tranquillo, sì. Soltanto che qui è stata una spiata bella buona. Comunque, guardi, non si preoccupi. Si rivesta e preparati i documenti, eh? Aspetta, rivesti! Apri la porta solo se la vogliono sfondare, vai! Sui calzoni, fuori i documenti! Sui calzoni, fuori i documenti, andiamo! Fuori i documenti, sui calzoni, già, si riveste anche lei! Giuseppe, salvaci! Aiutaci! E a me che mi aiuta? Vestiti sciocchina! Ma che vanno a fare? Che ridi, cretina! La mia reputazione è rovinata! Penserà dopo la sua reputazione come datore, adesso si riveste, presto! Salvami, Giuseppe! Due rosé e la sua reputazione è salva, commendatore. Commendatore, due rosé. Cosa sono i rosé? Sono 20.000 lire, commendatore. Sì, 20.000, sì, commenda, venga, 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 commenda, venga. Ecco,
Giù dalla scaletta, attraverso il cortile, si trova per la strada. Io lo sei commendatore. E mi raccomando, non si dimentichi di me. Appena finisce questa avventura, apro una nuova casa, moderna, confortevole, comoda. E mi ricordo i suoi amici, commendatore. Allora. Per la ragazza. Ah, per la ragazza. Ciao. Grazie, grazie. Io seguo il commendatore, grazie. Simpatico il commenda. Peppino? Sì? I rosè. Ma che malfidata. L'altro Peppino? Fisco. Che Fisco? Vieni qua, Peppino. Io non c'entro, lasciatemi stare. Ma che cos'è successo? Tranquilla. Calma, calma, entrate nelle vostre stanze. Ehi, lei, venga qui. Buongiorno. Ho controllato i documenti. Andate dentro. Tu non muovetevi. Dov'è una finestra? Ma matta, che fai? Qua siamo al terzo piano. Ammolla la borsa. Terzo piano? Che scandalo. Chi è lei? Come si permette? Sono un commissario di pubblica sicurezza. Non abbia paura. Non abbia paura, signora. La prego, abbia pietà, signore. Abbia pietà. Signore, abbia pietà, la signora. Silenzio. C'è un figlio di vent'anni fuori. Molto conosciuto, la prego. Abbia pietà. È persona alto locale. Senti tu... Controlla i documenti. Posso andare, signor commissario? No, un momento, venga con Peccato. Me. Favorite i documenti. Oh, che vergogna. Guarda tu, accidenti. Lina, sei pazzita, c'è la polizia. Lina, oh. Fai presto, quanti anni hai? 16 anni. Mannaggia te, 16 anni. Ma come, ti piacevo proprio per questo, prima? Prima, ma non adesso, ecco. Cosa polizia, vuole? Sono il commissario. Prego. Ma dico, non si vergogna la sua età. Potrebbe essere sua figlia. Cerchi di capire, signor commissario. Gli dica chi è. Tu, cominci presto, eh? Pure a mangiare si comincia presto. Tuo padre? E chi lo conosce? Che mi manda al correzionale? Non ci voglio tornare! Ci sono già stata, non ci voglio tornare! Va bene, calma. Non ci voglio tornare! Ma dico, pure lei... Su, mi attenda di là, vada. L'accompagno io. No, lei aspetti un momento. Grazie. Mi vada, vada. La ragazza nella camionetta, su, vestila. Lei è il gestore, vero? Sì, signore, per servirla. Ah, la sua faccia non mi è nuova. Neanche la sua. Come va, come va? Io bene, lei no, perché la dichiara in arresto. Su. No, un momento. Signor, qui c'è un equivoco. Io non ho fatto niente, signor commissario. Io sono un povero padre di famiglia, signor commissario. Io non so se è finito a mantenere. Io non ho fatto altro che dare un tetto che me lo chiedeva, signor commissario. Lei lo conosce, però mi ha chiesto un cuore nella capanna. Beh, io davo la capanna e gli altri ci mettevano il resto, signor commissario. Io non ho fatto niente, signor commissario. Io sono un povero padre di famiglia, signor commissario. Se è finito a mantenere, non ho fatto niente, signor commissario. Non ho fatto niente. Finito? Sì, signore. Portalo giù nella camionetta. Oh, porca malora. Piano, vado da solo, piano. Peppino, dove vai? Calma, torno subito, vado fuori solo un momento. Semplice formalità, torno subito. È vero che torno subito? No. Beh, voi mandatemi le sigarette, ragazzi. Tranquillo, che ci penso io. Rosa, telefona a mia moglie. E che le dico? E che le devi dire, il solito, no? Vabbè. Lei, mi sembra di conoscerla. Sì, sono venuta da lei per protestare contro mio marito, che mi tradiva sfacciatamente. Ma lei mi ha detto che non c'era niente da fare. Allora ho provveduto da me, con i miei mezzi, come ho potuto. Su, metta verbale, scriva l'ora, il luogo, il nome del signore. Malina! Zitto! E voglio vedere se mio marito ha il coraggio di farsi una risata. Avanti, signor commissario, scriva! Ah, lei è la moglie dell'eccellenza che ha telefonato. La voce è la stessa. Ma signora, si rende conto di quello che sta facendo? Si rivesta, se ne vada prima che sia troppo tardi, che potrebbe provocare una tragedia, su! Magari! Io sono qui per questo! Zitta! Mio marito! Dov'è? Dov'è mio marito? Ma aspetti, benedetta donna! Ah! Se lo viene a sapere, papà! Lina! Venga dentro, no. Su! No! Disgraziata! Infame! Calma, si calmi. Ma quella è mia moglie! Lo so, appunto per questo la invita alla calma. Ma calma, un accidente! Ma può darsi che la signora si trovasse qui per caso, vero? È vero? Niente affatto! Lo vede? Stava qui col suo amico. Lo conosco bene, quel disgraziato! Paolo, io ti giuro, sai... Stai zitto, carogna! E tu? In compagnia di chi sei, tu, eh? Sono fatti miei. E anche questo è un fatto mio. Lasciatemi. Non voglio essere ancora più ridicolo! Ah, finalmente! Ti senti ridicolo, eh? Sì! Proprio molto! Moltissimo! Quello che volevo. L'hai fatto provare tante volte a me il ridicolo. E adesso provalo tu. È poco allegro, vero, essere ridicoli. Bene,
Questo che stai sentendo adesso tu, a me l'hai fatto sentire 10, 20 volte, in tutti i modi. Io ero ridicola e tu ti divertivi. Io piangevo dalla rabbia, dalla vergogna e tu ti divertivi. E adesso mi diverto io. Su, parla, muoviti. Devo divertirmi, no? Ne ho il diritto. E alla tua reputazione di donna, non ci hai pensato? La mia reputazione? Hai il coraggio di parlarne tu. Proprio tu che mi hai fatto sprofondare nella vergogna da quando t'ho conosciuto. Il rispetto per me stessa dovevi darmelo tu. Me l'hai dato? Rispondi! Insomma, vengo qui, ti trovo fra le braccia di un altro. Non è vero! Stai zitto, vigliacco! E dovrei anche ringraziarti? Chiederti scusa? È quello che avresti dovuto fare. Ma non te l'ho chiesto. Commissario, io denuncio mia moglie. L'ho scoperta in flagrante adulterio? Bene. E io la denuncio. Le do querela. Commissario, io denuncio mio marito. Non è la stessa cosa, gliel'ho già detto, signora. Come? Non è la stessa cosa? Più evidente di così che è la stessa cosa. Lui stava con una donna e io con un uomo. Ma per lei è diverso, la sua denuncia non vale niente. Perché sono donna? Ecco. Perché sono la moglie? Appunto. E va bene, mi arresti pure. Andrò in galera con piacere, con grande piacere. E al processo vedremo se ci sarà un giudice disposto a condannarmi. E se ci sarà, vuol dire che la giustizia non esiste. Andiamo, commissario. Ecco, prima si vesta. Ah, già. E lei, venga con me. Io? Ma io che c'entro, signor commissario? Come, schiaffato in galera pure a me? Ma io non ho fatto niente, glielo giuro. Io c'ho moglie e figli. E appunto, poteva stare a casa con sua moglie e i suoi figli. Su, andiamo. A te la galera non basta. Vai! Io ti rompo la faccia! Fermo! Via, venga via, su. Le impronte? Bene. Suonato. Ah, continui. Vai via. Buonasera. C'è posta per me? Non lo so. Guardi là. Beh, che modi sono? Potrebbe essere più gentile, no? Con lei? Sì, con me. Perché? Chi sono io? Lei... Che cosa? Si può sapere cosa le ho fatto? A me niente, perché se faceva a me quello che ha fatto a sua moglie, stava fresco. Ma, insomma, cosa c'entra lei con mia moglie? Centro. Siamo donne tutte e due, eh? Solo che sua moglie non ha avuto il coraggio di prendere un bastone e romperglielo sulla testa. Vergogna, fare tante storie per un cornetto. E lei chissà quante gliene ha fatte a sua moglie, eh? Basta, non tollero più che si parli così dei miei fatti privati. Già, ma intanto quella poveretta sta dentro. E lei stia al suo posto. Ne parlerò col padrone di casa. Le farò vedere io. Strilli perché t'ho pestato la coda, eh? Buongiorno. Mamma! Hai avuto paura, Mirella. Hai ragione. Quello lì è peggio di Landru. Non lo guardare. E che fai tu? E non lo avete. Ti aspetta. Sulla porta. E aspettami di là, vai. Hai preparato la cena? Hai pulito la casa? Non, signore, perché me ne vado. Ma come? Hai preso servizio stamattina e già te ne vuoi andare? Sì, signor. Ma non capisci che un posto migliore di così non ti poteva capitare? Solo tutto il giorno, nessuna padrona. A me basta che spicci la casa e prepari da mangiare. Ah, ma non lo si capiti che io qua dentro non ci resto? E va bene, non restarci, ma mi vuoi dire perché? Perché hai mandato in carcere la moglie tua. Roba da pazzi. E chi te l'ha detto? La portinaia, il tutto servizio del primo piano e il mezzo servizio del secondo. Ah, e nessun altro? No, signor. E va bene, ma che gliene importa a loro? E a te? Che te ne importa? Perché voglio dire che andò a palugordo, ti dono un pila alta così. Senti, non mi scocciare tu e il pelo. Avanti, alzati e non dar retta alle chiacchiere della gente cretina. Vai in cucina a prepararmi da mangiare e ti do 2.000 lire in più al mese. Contenta? Non, signor. 3.000? No. E allora vattene subito. E te lo sto a dire a te. Tecca la chiave tu e dammi la giornata mia. Ma si può sapere perché ce l'avete tanto con me? Ma che vi importa di mia moglie e dei fatti miei? Tu poi, che non l'hai nemmeno conosciuta. Mi hanno detto che era una brava donna e che se ti ha messo le corna è perché pure tu ce le mettevi. E tante.
In galera si mandano i delinquenti. Una donna che mette le corna non è una delinquente. Se lo fa, ve lo dice che c'ha una ragione. E poi ogni femmina è padrona della panza sua. E adesso me ne vado. Ti capito? Stati bene. Ah. Noi qui abbiamo una donna offesa, ingannata, ripetutamente ingannata, umiliata, derisa, vilipesa, e per la quale il vostro codice... Anche il suo, se permette, eh? Va bene, il nostro codice tiene in serbo una condanna che per l'occasione il pubblico accusatore ha voluto invocare salendo al massimo della pena. E questo perché? Perché, secondo il pensiero giuridico e le convinzioni morali dei nostri avversari, si vuole impedire, tra l'altro, che una donna adultera porti a casa il frutto del suo tradimento. Metta cioè a carico del marito, oltre alle corna, diciamo, un figlio non suo. Silenzio! Ma ora ditemi, giudici egregi, se da quella orgia a due venisse fuori un figlio, siamo ancora in tempo, badate, l'innocente a chi dovrebbe essere recapitato? Al padre di lei? Al brefotofio? Oppure ho estremi modi, estremi rimedi nel secchio dell'immondizia? E in questo caso vorrei sentire nella corte d'assise le invettive, le apostrofi, le diatribe del collega del pubblico ministero tuonate contro l'infanticida! Le sentirebbe, caro avvocato, le sentirebbe! Esiste forse nella storia del diritto un reato che la donna può commettere e l'uomo no? O viceversa? E allora... difesa del focolare domestico, onorevole procuratore generale. Benissimo. Ma come si vuole ottenere questa difesa? Con un'ingiustizia? Vedo scritto lassù, la legge è uguale per tutti. Interpreto bene, signor Presidente, se in quel tutti si intendono compresi uomini e donne. Interpreto bene, signor Presidente? Faccia lei, purché si sbrighi. E allora, signori del tribunale, perché la mia cliente deve sedere là, sul banco degli accusati, e il marito, che pure ha commesso lo stesso identico reato, se ne sta tranquillo per i fatti suoi, libero e beato? Maria! Pietà, Paolo! Abbi pietà di una povera madre della sua creatura. Abbi pietà dell'uomo che hai mandato in carcere. Entra, entra, Maria, entra. Non dire sciocchezze. Bello il mamma mia. E lei chi è? Ecco, guardi, io sono l'avvocato Bianchi, e indegnamente, ma con passione, difendo quel disgraziato del dottor Ferragalli. Ha ragione, è proprio un disgraziato. Beh, direi una vittima, ecco. Abbi pietà, prego. Abbi pietà, abbi pietà, oh, caro, di una madre. Ma signora, abbia pietà, abbia pazienza. Scusi signora, lasci parlare me. Scusi, guardi, se lei mi consente, io sono venuto qui per perorare la causa del dottor Ferragalli, che mi sta tanto a cuore. Peroli, peroli. Ecco, guardi, io faccio appello, anzi facciamo appello alla sua generosità. Una firmetta qua sotto e le ali del perdono spunteranno sulle sue spalle, tramutandolo in un angelo benedetto. Ma non si può chiudere qui, no? Come si ferma? Come si sforza sta parte? C'è essere ancora il demone della vendetta e dell'odio, abbeverandosi alla fonte del dolore. Ma la smetta! Ma come la smetto? Ci ricordi che io sono sempre nell'esercizio delle mie funzioni di avvocato, anche senza toga. E la smetto quando mi pare. Ma sì, ti prego, Paolo, abbi pietà di una povera madre della sua bambina. Va bene, va bene. Ma cosa vuole? Ma scusi, gliel'ho detto. Una firmetta qua sotto. È un infelice, tornerà libero, libero! Tornerà da sua moglie che l'aspetta e che l'ama, e da un povero innocente. E anche lei, mi creda, anche lei potrà togliersi questo grembiule che la degrada come uomo e in confidenza getta un'ombra sinistra anche sulla sua fama di Don Giovanni. No? Sì? Non ritiro nessuna querela! Come non ritiro? E piantate, no? Ma no, no! Ma una finestra! Dov'è una finestra? Ma che fai? Sei impazzita? Non avvicinatevi! Guarda, signora! E lo giuro sulla testa della mia creatura! Se tu non ritiri, certo, la denuncia, io mi butto di sotto con lei! La ritiri? È ferma! Ritiri la querela! Ma cerca di ragionare! Ritiri o non ritiri? No, senti! E allora io mi butto! No, un momento, ragioniamo! Avvocato, glielo dica anche! Lei ha dinanzi a sé un avvocato muto! Per quanto incredibile, io non ho parole!
Maria, cerca di ragionare, non fare pazzie. Ritiri. Aspetta. Ecco, guardi, una firma qui e sarà evitata una strage, guardi. Ma insomma. Ah, io mi butto. No, firma, firma. Qui. Ah, accidenti a te e a quella sporcacciona di tua moglie. Abbiamo perso già troppo tempo. Su al tribunale. Su al tribunale. Per chiarire questi punti di carattere squisitamente giuridico, ho pregato che mi si accordasse questa replica. Pertanto, io confermo la richiesta. La parola alla difesa. Sono lieto di portare alla conoscenza del tribunale e dell'illustrissimo rappresentante della legge l'atto di remissione della querela sottoscritto dal dottor Paolo Rossi. Tuo marito ha ritirato la querela, il processo è finito. Non voglio questo. Non voglio l'elemosina da nessuno. E tanto meno da mio marito. Voglio giustizia. Signora, silenzio nell'aula, silenzio. Signora, la prego, signora. L'udienza è sospesa. Grazie. Ma cos'hai, Paolo? Ho la testa che mi pesa. Già, capisco. C'è poco da sfottere, sai? Ma no, non ti sfotto, caro. L'hai detto tu che ti pesa la testa, no? Ti prego, non scherzare. Sapessi come mi trovo. Già, colpa tua. Sì, prima fai il diavolo a quattro, li mandi in galera e poi ritiri la denuncia. E adesso che ti rimane? Già, che mi rimane? Ti rimangono... Lo vedi? T'offendi? Dici che ti sfotto. E quando li rimettono in libertà? Oggi. E lei? La riprendi in casa? No. E lui? Dovrei prendere in casa pure lui? Senti un po'. Aspettavi Lina, L'ho vista, sta per uscire. Aspettavo te. Me? Molto gentile, grazie. Devo parlarti, vieni. Ma veramente non posso, se mia moglie a casa sarei pensiero. Ho detto che devo parlarti, monta. Beh, se ci tiri molto. Moltissimo. Vabbè. Grazie. Beh, e perché non parli? Non avevi qualche cosa da dirmi? Non qui. E dove? Qui c'è troppa gente. Fammi scendere, io voglio scendere. Fermo, non muoverti. Fuori, mascalzone. Dove? Avanti, cammina. Ma dove? Laggiù. Ma guarda che ti sbagli, sai? Credevi di cavartela così, eh? Se ho ritirato la querela è perché tua moglie mi ha fatto pena. Ma tu no! A te spacco la faccia! Ti cambio i connotati! Senti, mi hai mandato in galera. Mia moglie mi disprezza. Ho perso la clientela. Con Lina non ho fatto niente, devo star qui anche a prendere i pugni. No, qui se c'è qualcuno che deve pagare non sono io, sei tu! Ma allora tu con Lina? Io con Lina non ci sono stato, mi ha preso in giro. E tu vuoi pure spaccarmi la faccia. Ma io la faccia te la riduco in poltiglia. Un momento, se dici la verità è meglio ragionare, no? Me ne frego di ragionare, me ne frego che tu mi creda pure no. Ti credo. No, ormai è troppo tardi. Vedremo se tua moglie ti vorrà ancora, dopo che t'avrò spaccato quel grugno. E adesso ti faccio vedere come un dentista sa spaccare i denti. Thank you.
prenditela adesso. Gli ho dato anche la razione che sarebbe toccata a te, se non fossi un gentiluomo. Paolo! 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 Rispondi! Paolo! Non c'è nessuno! Aiuto! Aiuto! Paolo! Rispondi! Fallo per me! Io ti voglio ancora bene, malgrado tutto! Non so cosa farei senza di te! Paolo, amore mio! Come ti senti? Bene. Mai detto delle cose così belle. Sei il solito imbroglione! Sì, ma un imbroglione che anche lui non saprebbe cosa fare senza di te. Lasciami. No, devi ascoltarmi, Lina. Ti chiedo perdono per tutto il male che ti ho fatto. Ma devi capirmi. Quando t'ho vista in quel postaccio, il sangue mi è andato alla testa e ho fatto quello che ho fatto. E hai approfittato di una legge assurda. Avrei approfittato di tutto in quel momento. E pensare che eri... sei innocente. Che ne sai? Perché Piero ha detto... No, perché se mi vuoi bene dopo quello che hai sofferto per me... vuol dire che non mi hai tradito. Chi ama non può tradire. Mi perdoni. Ti giuro. Non giurare. Va bene, non giuro, ma ti prometto. No. Non giuro e non prometto. Ma torna con me. Vedrai che sarò un altro. Bada, anch'io sarò un'altra. No. Ti voglio così. Come sei. Come ti ho conosciuta. Per sempre. Amore mio, perdonami. Ehi! E mia moglie dov'è? La signora è di là, vieni subito. Eccolo qua, il signorino della sua mamma. Adesso ti dà la pappina, la mamma. Eccolo il piccino d'oro. Massimo, oh, tesoro amore mio. Di papà. Siediti, cara. Stai attenta al bambino, eh? Vieni, tesoro, vieni, vieni, vieni. Oggi Massimo è più nervoso del solito. Sì? Ah, ma questo è un vizio di famiglia, allora. Non t'ho tradita per amore, cara, quello che importa è che ti resta fedele il cuore. Certo può capitare, ma che torno a te sempre, cara, non t'arrabbiare, si può tradire però con il cuore rimanere più fedeli ancora. Certo può capitare, ma sai che torno a te sempre, cara.